Ciao ragazzi, benvenuti su Castle Drums. Nel video di oggi voglio portarvi all'interno del rock e nello specifico dei groove rock. Oggi voglio farlo in un modo diverso dal solito, nel senso che voglio farvi entrare all'interno di un mio corso, un mio videocorso chiamato Batteria Rock Volume 1, che è un videocorso che parte da 0 e arriva a 100, tutto improntato sul rock, su tutto del rock, quindi dai groove ai feel, ai portamenti, ai brani rock, perché ci sono dei brani di Vasco, dei Queen, dei Coldplay, quindi anche varie tipologie di rock, dall'hard rock al pop rock, al funk rock, eccetera. Quindi tutto completamente improntato sul rock. È un videocorso con più di 50 video all'interno, della durata totale di più di 11 ore, e all'interno avete le basi scaricabili, avete il PDF che è praticamente un libro insieme da sfogliare tranquillamente, da stamparvi, da scaricare, con più di 80 pagine. Altre due cose importantissime: la prima è che c'è uno sconto del 20% per chi guarda questo video e inserisce il codice batteria rock20, tutto attaccato, tutto maiuscolo. In più, l'altra cosa è che se non siete completamente convinti, potete fare la prova gratuita. Quindi prova gratuita di un giorno in cui avete accesso a tutto quanto, quindi avete accesso a tutti i video del corso per un giorno. Potete guardare quello che volete e poi decidere se acquistarlo o non acquistarlo. Quindi ragazzi, io mando la sigla e poi vi lascio a Luca del corso, al Gastube Drums del corso. Come promesso, andiamo ad applicare quello che abbiamo studiato alla pausa di ottavo al groove. Allora, attenzione a una cosa: nei groove, come sapete, il Charleston è sempre ostinato in ottavi per ora, poi non sarà sempre così, ma lo vedremo. La pausa di ottavo non si applica al Charleston. Il Charleston è in ottavi, continua a rimanere in ottavi. Applicheremo la nostra pausa di ottavo nella parte sotto dello spartito, nella parte sotto del pentagramma, quindi a cassa e rullante. Ovviamente ogni esercizio è da fare sempre su Charleston e su Ride, o su Crash, su timpano, su quello che volete, sui body dei tom, tutto quello che volete. Io ovviamente vi farò vedere su Charleston in modo normale, poi voi provatelo anche in altri modi. E soprattutto Crash sull'1. Da adesso il Crash sull'1 ci sarà sempre, è importante che ci sia. Quando non metteremo il Crash sull'1, ad esempio su una canzone dove teoricamente dovrebbe essere, sarà una cosa strana, perché in generale c'è sempre, quindi prendetevi l'abitudine a passare sempre dal Crash. Se non passerete dal Crash, significherà che vorrete fare qualcosa di un po' più strano. Allora, partiamo col primo esercizio. Il primo esercizio ha cassa, rullante con due quarti, quindi normale, e poi pausa ottavo per quanto riguarda la cassa, e poi un quarto finale. Allora, in generale abbiamo due possibilità di leggerlo. O leggerlo come ta, ta, ta ta, anzi ta ta, un ta ta, e poi andarlo a trasferire a cassa rullante, quindi tum pa, un tum pa, e ci sta, quindi noi abbiamo in testa quello, questo dovrebbe essere il fine, pum pa, un tum pa, un pa, tum pa. Oppure se ancora fate un po' fatica a fare questa cosa, e quindi pensare a cassa rullante e poi andare ad aggiungere il Charleston come se non ci fosse, cioè come se fosse una cosa che va dritta e voi neanche più ci pensate, allora potete sempre andare al piano B, cioè quello di controllare sempre sotto il Charleston quali note ci sono. Quindi prima nota avrete Charleston e cassa, seconda nota Charleston da solo, poi rullante e Charleston, Charleston da solo, Charleston da solo, Charleston e cassa, Charleston e rullante, Charleston da solo. In questo modo è un po' più difficile, però cominciate proprio meccanicamente a farlo e poi dopo un po' vi entrerà in testa e riuscirete a suonarlo. È solo questo in pratica, quindi il primo esercizio sarà... Tutto questo lo potete fare sempre, anzi facciamolo così, questo, con il feeling rock, diciamo, quindi Charleston fatto con accenti e ghost.
Poi ovviamente voi fatelo prima, tutto normale, e poi con accento ghost. A me piace molto di più, è molto più rock fatto in questo modo. Tutto fatto anche su Ride, poi alla fine di questa lezione vi suonerò tutto sia su Charleston sia su Ride passando dal Crash. Andiamo avanti, secondo esercizio abbiamo cassa in quarti, pausa nota di rullante sulla seconda pulsazione, pausa nota di cassa sulla terza pulsazione e poi rullante sulla quarta. Quindi pum, pa, pum, pa, pum, pa. Pum pa. Fate sempre finta che questo sia un metronomo. Proviamo a suonarlo direttamente, sempre col crash sull'uno. Qui è strano perché muoviamo il rullante, quando si muove la cassa più o meno è tutto normale, se il rullante rimane sul 2 sul 4 che viene chiamato backbeat, più o meno va sempre bene tutto, qualsiasi modo sia la cassa. Se spostiamo il rullante incomincia a diventare tutto un pochettino strano, quindi... Però ascoltate un po' la musica in generale, questo ritmo viene fatto molto 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 spesso. Andiamo avanti, terzo esercizio, andiamo a fare il primo esercizio con un'aggiunta in più. Quindi in pratica andiamo a mettere cassa sui quarti, poi ottavo tra rullante e cassa sulla seconda pulsazione, pausa ottavo per la cassa e infine quarta pulsazione, quarto di rullante. Quindi... Questo in confronto a prima è un ritmo molto più utilizzato e normale, diciamo, perché ha il rullante, il backbeat su 2 su 4, è utilizzatissimo questo, lo potete sentire dagli AC/DC, ai Red Hot Chili Peppers, veramente un sacco di gruppi hanno utilizzato pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pa, questo mettetevelo qua in testa a memoria perché lo userete tantissimo questo groove. Infine facciamone un altro pazzo, perché andiamo a togliere la cassa sull'1, quindi sarà tutto strano. Sull'1 c'è una pausa, un tum-pa, pausa ottavo di cassa e poi quarto di rullante, poi due ottavi di cassa, quarto di rullante, quindi 3 e 4... Qui dovete stare molto attenti perché dovete sempre pensare che l'uno è quello di Charleston da solo, quindi cantarvi un tum pa, pum pum pa, un tum pa, e quell'un vi serve anche per capire dov'è il batter, dov'è l'inizio della battuta vera. Quindi dove si mette il crash in questo caso? Sulla cassa, sulla prima cassa che c'è? Assolutamente no, regola, il crash si mette sempre sulla prima nota, quindi prima nota anche in questo caso, crash da solo sarà in questo caso. È un effetto abbastanza particolare utilizzare il crash da solo senza la cassa, però comunque in alcuni casi può essere carino da fare. Adesso facciamo sia Charleston sia Ride, quindi due battute del primo esercizio, due battute del primo esercizio, sempre passando dal crash. Due battute secondo, due battute secondo, due battute terzo, due battute terzo, due battute quarto, due battute quarto. Quindi ovviamente voi potete anche fare quattro battute e andare avanti, potete fare quello che volete. Anche nel momento in cui fate primo esercizio,
Io adesso ve lo faccio una volta e poi passo direttamente al secondo, ma voi potete fare 2, 4, 8 volte il primo esercizio, poi 8 volte il terzo, poi 8 volte il quarto, eccetera. Non vi preoccupate. Ricordatevi sempre che più volte lo fate, meglio è, ve lo assicuro. Più volte lo fate, meglio vi verrà qualsiasi cosa andiate a suonare. Mettiamoci le cuffie, come al solito, dato che devo usare il metronomo, e partiamo. Io in questo caso lo farò a 75 bpm, come al solito, voi fatelo alla velocità in cui siete comodi. Poi, ovviamente, siete comodi, ma pian pianino tirate sempre un po' sulla velocità. 1, 2, 3, 4. Quindi, finito qua, mi raccomando, sperimentate sempre come vi dico sempre di fare, quindi provate in vari modi. Mi raccomando, pian pianino, a forza di farli, cercate, come vi dico sempre, di non leggere, focalizzarvi troppo sulla lettura, ma di farvi entrare in testa musicalmente come suona un certo ritmo e poi cercare di suonare la memoria, così lo interiorizzate quando andrete a suonare, magari lo suonerete su una canzone o su una canzone vostra magari, quindi chi lo sa, però intanto ce l'avete in testa e lo potete usare come ritmo in qualsiasi ambito. Quindi prossima lezione vediamo una canzone in cui andiamo a mettere insieme tutte queste cose che abbiamo visto in questo terzo capitolo, nell'inizio di questo terzo capitolo, perché ce n'è ancora un bel pezzo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa lezione del mio corso Batteria Rock volume 1 vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, più che altro fatemi sapere se vi piacciono questi contenuti in cui vi faccio scoprire qualcosa relativo ai miei corsi, non per forza solo Batteria Rock volume 1, ma qualsiasi tipologia di corso. Fatemelo sapere perché potrei rifarlo. Vi ricordo che con il codice sconto Batteria Rock 20 avrete il 20% di sconto sul mio corso, e volendo in più avete anche la prova gratuita di un giorno su tutto il corso. Quindi direi che se avete qualsiasi altra domanda scrivetemela qui sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sul mio sito a vedere Batteria Rock volume 1 ma anche tutti gli altri corsi, perché sono di varie tipologie, e basta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.